Bene, vediamo come accedere alla piattaforma App Inventor e creare un account Gmail che è indispensabile per poter effettuare il login e quindi apprestarci a realizzare progetti con questa piattaforma. Apriamo un browser, in questo caso Chrome. Nella barra degli indirizzi possiamo scrivere App Inventor. .meet.edu. Qui siamo nella home page della piattaforma. Da qui possiamo accedere a parecchie risorse, risorse che ci permetteranno di vedere la documentazione, tutorial, eccetera. Ma quello che ci interessa adesso è creare un account per poter accedere. Per iniziare a lavorare con App Inventor, bisognerà cliccare su Create App e nell'eventualità che fossero già stati creati degli account con cui abbiamo, diciamo così, preso accesso alla piattaforma, li troveremo elencati in questa finestra. Ma nell'ipotesi di voler aggiungere l'account, dovremo cliccare su Aggiungi account. E qui, non avendo un account Gmail, dobbiamo crearlo cliccando su Crea un account. Questa schermata ci permette di inserire il nome e il cognome. Qua dobbiamo scegliere, ad esempio, scrivo Roberto Rossi. E qui potremmo, scegliere il nome della casella email. Il sistema ci verrà incontro, per individuare un nome non ancora presente. Scrivendo ad esempio Roberto Rossi e cliccando nel campo Crea Password, ci viene comunicato che un utente è già in uso, quindi dovremo fare delle modifiche sino a individuare un nuovo utente non presente. Scriviamo 1961, vediamo, anche questo c'è già. Ecco, proviamo a scrivere Roberto di Aprile Rossi, tanto per. In questo caso il sistema ci informa che il nome account è disponibile. Qui dobbiamo creare la password. Qua la confermiamo. Nell'eventualità che si commettano degli errori oppure che la password non sia sufficiente, non abbia i requisiti di sicurezza richiesti alla piattaforma, verremo avvertiti. Qui mettiamo un anno di nascita. In questo campo dobbiamo inserire il numero di telefono e di cellulare che sarà utile per il riconoscimento dell'account. Invece in quest'altro possiamo mettere un indirizzo email che abbiamo già per ricevere delle eventuali notifiche nel caso avessimo problemi durante l'accesso. Questo non conviene saltarlo, conviene invece andare a digitare il testo, in questo caso 47 e 33. Infatti di questi passaggi cliccheremo su passaggio successivo. E in questo caso verrà creato l'account e con il numero di telefono o per SMS oppure per chiamata avremo la possibilità di confermare che l'account che stiamo creando è il nostro account e dopodiché avremo la possibilità di accedere alla piattaforma. Avendo a disposizione l'account possiamo sceglierlo durante la fase di accesso alla piattaforma. Ci verrà chiesta la password. Introduciamo la password, clicchiamo su accedi. Ed ecco la piattaforma come si presenta. La prima cosa che viene richiesta è se vogliamo partecipare a un sondaggio. Io vi consiglio di dire di partecipare successivamente e chiudiamo questa finestra e andiamo a selezionare la lingua italiana. Ecco,
Il messaggio adesso è in italiano, un pochino più comprensibile, accede al sondaggio e rimanda il sondaggio più tardi. In questo modo possiamo accedere alla piattaforma.